Dopo queste due vittorie, il pareggio a Bologna, sicuramente stiamo per affrontare un'altra partita importante con una mentalità diversa. Siamo più sicuri dei nostri mezzi e quindi consapevoli di poter far bene anche alla prossima. Avendo fatto per un anno la mezzala e cominciato questo nello stesso ruolo, e passare due non è facile, però non è detto che se il mister richieda abbia necessità di rimettermi in quel ruolo lì, non ci sono problemi assolutamente. È normale che poi dopo uno deve riprendere un po' il passo per quella posizione, però non, diciamo che la mezzala in questo momento sia il ruolo più giusto per le mie caratteristiche. Sì, d'accordissimo, una grande rosa. È partita subito alla grande in campionato, giocatore di grande qualità e poi una cosa importante che magari non ha cambiato tantissimi uomini in questa stagione, quindi sono tutti giocatori che si conoscono abbastanza bene. L'allenatore nuovo ha portato una mentalità più offensiva e quindi sarà una partita a stare molto attenti, concentrati come abbiamo fatto l'ultima, però dovremo sfruttare il fattore campo sicuramente, dove domenica penso che sia una partita speciale per i tifosi. Come tutte abbia qualche carenza, io penso un po' in difesa dove non vedo tanta velocità, però sicuramente c'è esperienza, ma probabilmente è una squadra che ha tanti giocatori molto, molto bravi e con grande esperienza sia nazionale che internazionale, e quindi dovremmo dare il 200% per riuscire a vincere questa gara. Diciamo che il mister si sofferma nelle spiegazioni sempre meno, perché riusciamo sempre di più a capire quali sono i movimenti che lui ci chiede. Per quanto riguarda l'impegno invece, quello non è mai mancato e non mancherà, penso, al di là di quello che siano i periodi positivi o negativi. Ma quello che noto nel mister è che ha una gran voglia di insegnare, allo stesso tempo si fa consigliare ogni tanto da noi. C'è dialogo, insomma. Dialogo, però ha una gran voglia, specialmente sul campo, ha una gran voglia di lavorare, di mettere appunto i suoi schemi, i suoi insegnamenti a noi.